Ma quanto è bella la nuova release di MX Linux 21.3. È una release, diciamo così, un aggiornamento per quanto riguarda i pacchetti contenuti. Andiamo a vedere qual è il rilascio. Innanzitutto, diciamo subito che hanno tolto quel desktop che effettivamente non era proprio il massimo. È più carino questo qua. Graficamente si presenta meglio. E andiamo a vedere direttamente qual è nell'annuncio, quali sono le novità. Partiamo dal principio che questa è una release basata sempre su Debian 11, quindi c'è un consolidamento per quanto riguarda le patch rilasciate durante tutto questo periodo, dall'uscita di Debian 11 fino ad arrivare alla 11.6, quindi grandi cambiamenti a livello di sistema operativo non ce ne sono stati. Nella 21.3 vengono fatti degli aggiornamenti per quanto riguarda ovviamente le applicazioni, è inutile inserire, fatemi dire, un LibreOffice del 1982, quando ad esempio nella parte di Office è uscita la versione un po' più recente. Andiamo ad aprirlo, vediamo che cosa c'è installato. Dico LibreOffice perché è un'applicazione a caso, ma vedete la 704 sarà quella giusta, non è manco la fresh, la versione fresh. Comunque, sono pacchetti e applicazioni che sono stati aggiornati. Ma le chicche che la differenziano dalla base che è Debian 11 iniziano adesso. La prima è stato rilasciato a dicembre XFCE 4.18 e ce lo ritroviamo rilasciato direttamente dentro il repository per chi ha la necessità di fare l'upgrade da 21.2, quindi non deve reinstallare il sistema operativo. E ce lo troviamo direttamente installato dentro la 21.3, che quindi consolida anche questo aggiornamento. Tutte le chicche per quanto riguarda XFCE 4.18 non sto ad elencarle, ad esempio c'è il nuovo Tunar, ma sono chicche prettamente grafiche di consolidamento e di aggiornamento di alcuni effetti sull'interfaccia, ed è uno, lo dico subito, uno dei miei desktop environment preferiti, quindi gli sto dietro e continuo a ribadire che secondo me uno di questi questo qua è uno di quei desktop environment che va assolutamente provato. Esiste la versione, quella con Fluxbox, che vi ho fatto il video qualche tempo fa, sempre di MX21, che sostanzialmente ha un nuovo RoFE Manager, quindi ha un nuovo tool per cercare di modificare tutto ciò che è la parte di launcher presente dentro la versione Fluxbox. Per quanto riguarda la versione KDE, che adesso sono tutte versioni AHS, cioè Advanced Hardware Support, e hanno tutta una serie di modifiche tipo kernel, tipo certi tweak per far funzionare l'hardware recente, ok? La cosa che vediamo è che il grande cambiamento è l'installazione e di default del kernel 6. Piccola chicca. Allora, di default Debian 11 esce col kernel 5.10, quindi che è sempre disponibile, quindi se non avete voglia di passare alla 6 ma volete rimanere su 5.10, potete farlo tramite, lo dice qua, l'MX Package Installer. Ma di default adesso parte con la 6.0. Quello che a me non piace, barra lascia perplesso, è questa scelta di passare al 6. Perché? Perché pochi giorni dopo il rilascio di MX è stato dichiarato end of life per quanto riguarda il kernel 6. Quindi che senso ha passare a un 6 quando il giorno dopo è stato annunciato il fatto che non verranno rilasciati aggiornamenti per questo kernel, ma di passare direttamente al ramo 6.1? Questa cosa mi sfugge, probabilmente c'era la necessità per alcune tipologie di hardware recente, però a questo punto, se voi avete hardware così tanto recente, fatemi sapere se effettivamente il passaggio al kernel 6 vi ha portato beneficio oppure no. Nelle versioni XFCE e Fluxbox è stato installato il Debian Installer al posto di GDebi, quindi se dovete installare i pacchetti, andiamo a vedere. Il Debian Installer. Eccolo qua. Quindi non esiste più GDebi. Voi andate a pescarvi nei download il deb file sostanzialmente che volete installare.
e lo fate direttamente da questa applicazione nuova. Poi tutte le release adesso vengono rilasciate con il menu libre, perché MX Menu Editor è stato deprecato. Andiamo velocemente negli MX Tools. Eccolo qua. A parte che c'è anche qua Debian Installer. Fantastico. Menu libre, però dove lo troviamo? Cerchiamo menu. Non c'è. Ok. Se cerchiamo qua. Menu editor. Sarà lui? Sarà lui? Certo che lui. Dai che è lui. Forza e coraggio. Direi di sì, è lui. Menu libre. Lo vediamo qua. Chiudi. Un po' di porcherie. Chiudiamo anche questa cosa qua. Quindi avete questa nuova applicazione per quanto riguarda la modifica di... dei menu. Questa roba qua. Questa robaccia qua. Tutta roba grafica. La cosa interessante è che tutte le ISO hanno direttamente il pacchetto firmware aggiornato, quindi non dovrete reinstallare o scaricare 200 rotti mega di firmware, e sicuramente è stata aumentata la compatibilità con l'hardware recente. Peraltro, se non ricordo male, Broadcom a breve dovrebbe essere implementata direttamente anche nel kernel, quindi per chi ha Wi-Fi Broadcom dovrebbe ricevere anche questo beneficio e, tra virgolette, smadonnare un po' meno, chiuso virgolette. Ovviamente poi, essendo basata su Antix, il core, avete tutto l'aggiornamento per quanto riguarda la possibilità di rimasterizzare il vostro sistema operativo, quindi tutti quei tool che vengono usati per... vediamo se riesco a farveli vedere velocemente. Eccoli qua. Quindi chiudo. Quindi tutti questi tool qua sono stati aggiornati con le ultime release che sono state rilasciate per quanto riguarda Antix. Breve excursus, che cosa vuol dire? Ricordiamoci sempre che MX Linux e Antix sono sistemi operativi che hanno la fortuna di essere di poter essere installati sia su chiavetta USB, quindi su dispositivo esterno, ed essere sistemi operativi portatili tipo le BOD, BYOD, presenti in alcuni ambienti enterprise con Windows to go a bordo, e quindi potete creare delle USB con tanto di persistenza. Nel momento in cui create la persistenza e fate degli apt update, gli aggiornamenti dei pacchetti, la partizione della persistenza tende a saturarsi. Ne ho parlato forse in un precedente video di questa cosa qua. Per evitare che questa partizione si saturi e quindi si consolidi il fatto che sono stati installati vari update, c'è questo tool che permette di rimasterizzare il vostro sistema operativo in un'unica ISO, che potete poi di nuovo nuovamente o barnare sulla chiavetta USB o installare direttamente sul sistema operativo, sull'hard disk. Quindi la cosa è duplice, e quindi automaticamente andate a svuotare tutta quella partizione che teneva in pancia ancora i vecchi dati di aggiornamento, e avete il recupero dello spazio disco su file system. Ok, tenete sempre a mente questa cosa. Ovviamente per chi lo installa su hard disk, questa parte qua non viene presa in considerazione. Ok, infatti vedete, configura la persistenza sulle live. Andiamo a vedere le ultime news. Vabbè, ci sono stati tutta una serie di aggiornamenti per quanto riguarda le translation, quindi le traduzioni. Scusate, ogni tanto leggo in inglese e penso di averlo detto in italiano. E niente, quindi queste sono le ISO. Vedete come si presenta ancora la versione 32 a 32 bit. Avete la 3264 XFCE con il kernel 5.10 e avete anche la XFCE AHS, cosa che prima invece era presente solo per KDE. Quindi avete una ISO in più. Per quanto riguarda invece KDE Plasma, questa versione, questo flavor è una AHS pura, e avete di default sempre il kernel 6, a chi piace. Per chi invece è un Fluxboxaro, tranquillamente potete utilizzare sia la 3264 con kernel 5.10, un po' come fa, un po' al pari come la XFCE. Scaricate sempre dai mirror ufficiali, perché ho beccato delle ISO taroccate
Attention, e fatevi il calcolo dell'hash del file, lo potete scaricare qua, l'MD5 checksum piuttosto che lo SHA-256, e vi rimando a un articolo velocemente per chi utilizza Windows e PowerShell e non fa magari il check da dalla shell, quindi dalla bash. Potete fare, usare un piccolo comandino, trovate su questo articolo un comandino che fate copia e incolla sostanzialmente, e vi spiego come fare, utilizzare il comando getFileHash di PowerShell per fare il calcolo dell'MD5, dello SHA-256 oppure dello SHA-512. Ok? Fate attenzione, perché su queste cose ci stanno giocando tantissimo e sono veicolo di infezione le ISO tarocche modificate. Quindi, velocemente, cosa cambia? È cambiato in questa 21.3? Non molto. Come vi facevo vedere, sono tanti aggiornamenti. La chicca più grande è questa, compreso il kernel 6. In questo caso qua abbiamo un 5.10 perché ho scaricato una 64 con 5.10. Gli aggiornamenti consistenti per quanto di consolidamento, scusate, di tutte quante le applicazioni, e il fortunatamente il cambio di questo maledetto desktop che non si poteva vedere. Io non lo potevo vedere, non ce la facevo. Va bene, video veloce per MX21.3, che insomma lo conosciamo bene, e vi consiglio assolutamente di installarlo perché è una Debian up and running, pronta out of the box. Ci vediamo al prossimo video, ok? Ne sto preparando uno su Arch.